cari amici di Xtreme Hardware, se mi vedete un po' sfocato non vi preoccupate perché il soggetto di questo video è lui. Parlo dell'IC Dock Throat Armor EX, un rack a due bay da inserire all'interno dei vostri case negli slot del 3,5 pollici, quindi al posto dei lettori floppy. È un rack appunto dual bay per dischi da 2,5 pollici, quindi parliamo di dischi meccanici solitamente destinati a portatili oppure SSD. Ha interfaccia SATA e SAS, completamente in metallo con serrature per evitare che qualche malintenzionato ci rubi i dischi. In questo video andremo a vedere passo per passo come installare un disco all'interno di questo prodotto ed inserirlo all'interno del nostro case. Detto questo, vi esorto a lasciare un commento a questo video, iscrivervi al nostro canale di YouTube e sul nostro portale xtremehardware.com, che ultimamente è stato completamente rinnovato nel design e dove potrete partecipare a numerosi contest e vincere anche dei prodotti. Detto questo, da Angelo e dalla redazione per ora è tutto, un saluto, ciao ciao! Il primo step da effettuare è quello di aprire uno dei due bay del nostro Throat Armor EX. Lo facciamo sbloccando in primis la serratura. Facciamo per comodità il bay numero 2, che è quello più in alto, con la chiavetta in metallo, e svitiamo la vite di protezione. Il secondo step invece è quello di aprire il bay e estrarre il vano ed il supporto metallico che ospiterà il nostro disco. Terzo step, rimuoviamo le due viti e togliamo il guscio in plastica. Posizioniamo il nostro disco da 2,5 e inseriamo le viti. Una volta serrato il disco, inseriamolo all'interno del nostro rack. Serriamo dunque la vite di protezione e, se vogliamo, chiudiamo la serratura con l'apposita chiavetta. Una volta preparato il vano da 3,5 pollici nel nostro case, inseriamo il nostro rack. Collegate dunque il cavo dell'alimentazione e il cavo SATA in base al numero degli hard disk che avete inserito all'interno del vostro rack.